questa deriva di rinazionalizzazione, un rischio di cofinanziamento, perché a questo punto nel nuovo piano sarebbe una sorta di secondo pilastro 2, cioè un PSR e un piano per il primo pilastro. Questo renderebbe assai difficile mantenere il finanziamento 100% del primo pilastro a livello europeo. E poi ci sono rischi di distorsione di concorrenza, perché indubbiamente ogni Stato membro si fa un suo piano nazionale e non c'è dubbio che il rischio è che ci possano essere distorsioni sul mercato, e alla fine questo potrebbe comportare una deriva pericolosa verso la fine di una politica agricola che invece ha fatto l'agricoltura in Europa e che abbiamo per 50 anni difeso e tutelato. Quindi vogliamo che sia assolutamente la regia a Bruxelles, con la semplificazione e la flessibilità aggiuntiva che vogliamo, ma non certamente lasciare totalmente agli Stati membri la decisione del cosa fare e del come farlo, lasciando solo il controllo in Europa. Questo sarebbe non accettabile e sicuramente il Parlamento non sarebbe favorevole.